L'intenzione poi sarebbe fare anche gli ordini del giorno, se ne sono 5, poi invece le dichiarazioni di voto finale dopo il Allora, Russo, Pilozzi, ecco, ha votato, chi altro? Forza, veloci colleghi, che siamo in votazione, su. Gigli. Fabbri. Va bene. Allora, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 395, contrari nessuno, la Camera approva. Siamo al 4.5, i pareri sono contrari. Deputata Mannino, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento capisco che può essere, come dire, difficile da digerire, ma semplicemente si tratta di far rispettare le norme. Allora, siccome in tema di abusivismo edilizio la normativa vigente è storicizzato, ovvero oserei dire, è ben chiara e diciamo, nella situazione attuale sugli immobili abusivi che hanno sentenza definitiva di demolizione da parte della Procura diciamo, è palese una inadempienza per varie ragioni anche da parte dell'amministrazione comunale. Semplicemente con questo emendamento si vuole evidenziare la responsabilità politica che ha un amministratore locale nel far rispettare le leggi. Capiamo che sicuramente il tema è spigoloso e difficile, però non possiamo banalmente, diciamo, magari usando anche un termine eccessivo, trovare delle scuse per non far rispettare la norma. I comuni, gli amministratori locali giustificano nella maggior parte dei casi la non adempienza alle demolizioni degli immobili abusivi o alla presa in carico degli immobili nel patrimonio comunale in mancanza di fondi, cosa che purtroppo devo dire che non è vera perché ci sono dei fondi di Cassa Depositi e Prestiti che sono anche stati rifinanziati, ci sono quindi questo fondo di rotazione a tasso zero, ci sono fondi in finanziaria che sono stati sempre finanziati e approvati. Certo, se poi si tratta di agire e di avere un rapporto con i propri cittadini che hanno commesso gli abusi, ovviamente è una scelta politica e sicuramente di grande responsabilità. Quindi, mi sarei aspettata una qualche tipo di riformulazione, mi sarei aspettata, diciamo, una valutazione più maggiormente giustificata che un banale parere contrario nel momento in cui chiediamo ai sindaci di prendersi le loro responsabilità. Grazie. Sì, grazie. Allora c'era anche il deputato Sannicandro che intendeva intervenire, prego. Se ho ben capito, è il 4.5, giusto? Con il 4.5 si Sì. introduce una sorta di sanzione, e sarebbe lo scioglimento dell'intero Consiglio Comunale, qualora non fossero trasmesse alle autorità, diciamo, superiori i dati relativi agli illeciti commessi in quel territorio. Il testo dice: gli enti, le amministrazioni e gli organi, a qualunque titolo competenti nella materia, sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionali,